Oh, gloria al Signore. Abba Padre Adonai. Oh, alleluia. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mio Signore Gesù Cristo, ti amo. Alleluia. Guidaci, Signore, alleluia. Grazie. Salvo dal mal, dall'errore, la vita di nel mio Signor, ora e sempre suo sarò. Ci hai acquistati col sangue di Gesù, Padre, siamo tuoi, oh Dio della gloria, alleluia. Ringrazia il Signore che ha dato il suo sangue per te alla croce, e sii grato a Lui, alleluia. Oh, le shamata la kirite, vive un Dì col buio nel cuore, quando Gesù argilla, dammi l'unzione dal cielo, alleluia, felicità, dolcezza divina, sento ora in me, non c'è più rovina, o c'è l'amore, la pace, il Signore, ora sempre suo sarò, dillo, dillo, io appartengo a Cristo, alleluia, io alla appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità, oh appartengo a Cristo, tu appartieni a Cristo, io appartengo a Cristo, la Chiesa appartiene a Cristo, noi dobbiamo amare solo Lui, essere fedeli a Lui, essere ubbidienti a Lui, essere grati a Lui, oh alleluia, vivere una vita consacrata, amen, una vita sottomessa al Re dei Re, al Signore dei Signori, colui, alleluia, il Figlio di Dio che per salvare le nostre vite si è sottomesso alla volontà del Padre, divenendo ubbidiente, alleluia, fino alla morte e morte di croce. Fratelli, Cristo ha dato la sua vita per noi. Lui che era santo, innocente, puro, immacolato, Lui che non meritava di morire né di soffrire, Lui morì per noi alla croce, al Golgota, al Calvario, Lui si sottomise alla volontà del Padre fino alla croce. E noi oggi dobbiamo seguire le sue orme. I veri cristiani si devono sottomettere al volere di Dio e non vivere più di testa loro. Io non posso essere un cristiano e vivere di testa mia, fare quello che voglio, pensare quello che voglio, vestirmi come voglio,
alleluia, camminare come voglio, ma il vero cristiano deve vivere una vita sottomessa, alleluia, in ubbidienza, in consacrazione al Re di gloria, alleluia, che ha dato il suo sangue per noi al Golgota, alleluia. Tu devi avere questo sentimento, questo desiderio, tu devi avere questa fede, caro che mi ascolti, se no, come dice il titolo di questo messaggio, tu sei un cristiano in prostituzione con il mondo. Voglio parlare di questo argomento, fratelli, un argomento forte, un argomento particolare. Siamo qui in diretta su Facebook, salutiamo anche i fratelli che ascolteranno su YouTube questa riflessione. Una parola forte, fratelli, ma la parola di Dio è una spada, alleluia, tagliente, che deve arrivare nelle profondità dell'anima, dello spirito, cari nella fede, per rompere quei legami, alleluia, e per darci la vera libertà di cui noi abbiamo di bisogno. Amen, gloria al Signore. Il vero cristiano deve essere libero dei suoi desideri carnali. Il vero cristiano deve essere libero dalle concupiscenze, dalle attrazioni del mondo, dai falsi piaceri del mondo. Questo è il vero cammino, fratelli. Il cammino largo porta alla perdizione, ma il vero Vangelo è la via stretta, amen, dove noi dobbiamo rinunciare a tutte le cose vecchie per vivere in Cristo Gesù, amen, per la sua gloria, in novità di vita. Vi saluto nell'amore del Signore, cari fratelli. Vi saluto nella pace. Amen. Vedo che ci sono pochi in diretta, perché questa parola forte non piace a tanti. La maggior parte non vogliono ascoltare messaggi del genere. Ma questa parola deve essere predicata, fratelli. Amen. E se alcuni non hanno il coraggio di predicare questi messaggi nelle loro comunità, Dio ci manda qui a predicare, fratelli e sorelle, su questi mezzi di comunicazione, dove possiamo raggiungere persone da ogni luogo. Amen. A Dio la gloria. Il messaggio è: cristiani, tra virgolette, cristiani che vivono in prostituzione con il mondo, ma la vera Chiesa deve essere una sposa fedele. La vera Chiesa, il corpo spirituale della Chiesa, deve essere pienamente consacrato a Cristo. La Chiesa, che è un corpo spirituale, non può andare a cercare il piacere in altre cose, perché altrimenti quello è un tradimento, fratelli e sorelle. Ma noi dobbiamo essere la sposa dell'agnello, santa e immacolata, perché se tu non sei parte della sposa fedele, tu sei parte della grande meretrice, la grande prostituta, come dice in Apocalisse. Perciò, fratelli e sorelle, il messaggio che sto predicando è biblico, è scritturale. Amen. E che il Signore ci scuota con questa parola. Gloria al Signore. Vi invito a aprire la Bibbia. Amen. Salutiamo tutta la fratellanza, alleluia, nell'amore di Cristo, insieme a mia moglie. Amen. Alleluia. Salutiamo tutti coloro che ascoltano nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo aprire la scrittura per iniziare nel libro del profeta Osea. Amen. Fratelli, il titolo del messaggio è: cristiani che vivono in prostituzione con il mondo. Che Dio ci liberi da quella terribile condizione nella quale molti stanno cadendo, tramite, fratelli e sorelle, l'apostasia, che vuol dire rinnegare la vera fede. Persone che avevano conosciuto la verità, la sana dottrina, la santità di Dio, ma poi per colpa dei piaceri del mondo si allontanano
e vanno a finire nell'apostasia, fratelli. Quella è la tragica condizione di cui noi vogliamo parlare per aprire i nostri occhi. Amen. Affinché possiamo seguire la retta via, vivere un vero cristianesimo. Amen. Quanti vogliono vivere un vero cristianesimo? Amen. Io penso che tutti voi volete vivere un vero cristianesimo, non un cristianesimo falso. Fratelli e sorelle, noi vogliamo vivere la vera fede, alleluia, la vera vita cristiana in Cristo Gesù. Amen. Apriamo la scrittura, cari. Il Signore ci benedirà insieme ancora quest'oggi. Osea capitolo 9, una parola molto forte che il Signore mi ha fatto vedere in questi giorni e la voglio condividere con tutti voi per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, amen. Guidaci, Padre. Dice così Osea 9, amen, verso 1, dice: non rallegrarti, o Israele. E noi sappiamo che Israele è figura anche della Chiesa, il popolo di Dio, coloro che devono vivere e camminare in santità. Amen. La parola santità non piace a molti cristiani moderni, ma la santità, alleluia, è un requisito essenziale per vivere in comunione col Signore, per entrare nel regno dei cieli, perché dice la Bibbia che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Amen, cari fratelli. E oggi questa parola santificazione ad alcuni non piace, ad alcuni pastori, alcuni predicatori, alcuni evangelici moderni, la parola santificazione non piace, ma la Bibbia parla di santificazione. Amen. Di vivere una vita separata dal mondo, una vita separata dal peccato, una vita separata dai desideri della carne. Se tu vuoi essere un vero cristiano, tu devi procacciare la santificazione. Amen. Un vero cristiano non può continuare a vivere nei vecchi piaceri di una volta, perché se tu vivi nei vecchi piaceri, tu non stai vivendo come una nuova creatura. Amen. E adesso toccheremo ancora a fondo questo argomento, fratelli e sorelle. Amen. Osea 9 verso 1 dice: non rallegrarti, o Israele, per esultare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito. Ascoltate, Dio parlava al suo popolo: Israele, non ti rallegrare, Israele, non gioire come gli altri popoli, cioè Israele, non seguire le false gioie degli altri popoli, dei pagani, dei mondani, dei ribelli, perché ti sei prostituito, Israele. E oggi ci sono cristiani che si sono prostituiti, donne di Dio che si sono prostituite, uomini di Dio, pastori che si sono prostituiti, chiese che si stanno prostituendo amando il mondo. Lo dice la Bibbia, fratelli e sorelle. E se io parlo in questo modo, perché il zelo di Dio, lo zelo del Signore mi prende. Amen, alleluia. Perché io ho uno zelo per la verità, per vivere una vita degna del Signore che è morto per noi. Alleluia. Alcuni pensano: il fratello Ansaldo, questo qui, questo predicatore, non fa altro che criticare, questo fratello ci giudica, questo predicatore non fa altro che parlare male degli altri. Non è vero. Io dico quello che dice la Bibbia: o Israele, non ti rallegrare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito. E questa parola vale oggi per tanti cosiddetti cristiani che dicono di appartenere a Cristo ma amano il mondo. Giacomo 4:4 dice: fratelli, io voglio entrare nell'argomento senza tanti preambuli. Alleluia. La Bibbia dice in Giacomo 4:4: o adulteri e adultere, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio?
chiunque si fa amico del mondo diventa nemico di Dio. E qui parla di un adulterio e parla alla Chiesa, fratelli, parla a te e a me, per metterci in guardia, per aprire gli occhi. A me, ma oggi ci sono tanti che predicano solo messaggi dolci, messaggi che ti accarezzano, messaggi che ti fanno stare bene, messaggi che non riprendono mai le opere della carne, messaggi dolci. Fratelli e sorelle, quelli sono predicatori fasulli, ministri di Satana, che non parlano mai la verità al popolo, che non dicono mai all'adultero ravvediti perché sennò andrai alla perdizione, non dicono mai al fornicatore abbandona la fornicazione sennò perderai la tua anima. Fratelli, ma il vero predicatore deve dire alleluia le cose come stanno per la gloria di Dio. Non è un giudizio, ma è una parola di verità, una parola di amore, una parola di salvezza, perché il Dio, gloria al suo santo nome, alleluia, il Dio, amen, che ama i suoi figli, li deve correggere. Chi non ti ama non ti corregge, il diavolo non ti corregge, i predicatori moderni non ti correggono, i pastori moderni non ti correggono, i predicatori della prosperità non ti correggono, loro ti parlano solo parole belle, parole che ti piacciono, che ti fanno stare bene, ti danno un'emozione carnale, ma sono parole che non ti portano alla consacrazione, non ti portano alla santificazione, non ti portano nella retta via del Signore, in quella via stretta, cari fratelli e sorelle, quella via stretta che porta alla nuova Gerusalemme. Tu non puoi pretendere di entrare nella nuova Gerusalemme vivendo come vuoi, vivendo di testa tua, vivendo nella carne. Fratelli e sorelle, io non posso pretendere di entrare nel regno dei cieli se vivo nell'adulterio, se vivo nella fornicazione o se vivo una vita che si prostituisce con il mondo. Questo è l'argomento. Oggi ci sono cristiani che si prostituiscono con il mondo, come qui l'Eterno diceva a Israele tramite il profeta Osea, capitolo 9, verso 1. Non rallegrarti, o Israele, per esultare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito. Questo diceva il Signore a Israele, e io non posso cambiare il messaggio. Oggi c'è una parte della Chiesa che si è prostituita con i piaceri del mondo, si è prostituita con i desideri della carne, si è prostituita con il diavolo, si è prostituita, fratelli e sorelle, con cose che non piacciono a Dio. Oggi c'è una parte della Chiesa, e nessuno mi può dire che quello che sto dicendo è falso, quello che dico è la verità. Gesù ha parlato nella parabola delle 10 vergini, che 5 erano sagge, erano avvedute, ma altre 5, cioè la metà, una parte, erano stolte. Un'antica traduzione dice erano pazze, erano folli, erano insensate. Possiamo dire 5 vergini erano spirituali, erano consacrate, 5 vergini erano carnali, falsi, ipocriti. Fratelli, e oggi c'è una parte, mi dispiace dirlo, ma lo dico per aprire gli occhi, fratelli, per farci riflettere, alleluia, per orro se mette che leve shakatalia, per accendere un zelo nel nostro cuore, un santo timore di Dio. Se questa parola non ti scuote il cuore, io non so cos'è che ti scuoterà. Se questa parola non ti scuote il cuore, vuol dire che tu sei morto spirituale. Ma se tu sei vivo, se tu hai un sentimento, se tu hai un cuore, questa parola ti deve far riflettere, alleluia, questa parola deve toccare la tua coscienza, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, fratelli e sorelle.
C'è una parte della Chiesa oggi che si è prostituita con il mondo, che stanno amando il mondo. Purtroppo è così. Dicono di essere cristiani, ma in verità non stanno amando il Signore. Perché Gesù dice: chi mi ama osserva la mia parola, chi mi ama mi ubbidisce. Amen, alleluia. E oggi ci sono cristiani, tra virgolette, persone che dicono di essere cristiani, ma non stanno amando Cristo. Non si stanno sottomettendo a Cristo, non si stanno consacrando a Cristo. E tu, caro che mi ascolti, ti stai consacrando a Cristo? Tu o io ci stiamo consacrando per Cristo? Come stiamo vivendo la nostra vita quando nessuno ci vede? Come vivi quando nessuno ti vede? Cosa fai quando nessuno ti vede? Quando non ti vede il pastore, quando non ti vede il fratello, quando non ti vede la sorella? Cosa stai vivendo in casa tua? Come stai vivendo nella tua casa quando nessuno ti vede? Cosa stiamo facendo quando non ci vede la moglie, non ci vedono i parenti, quando siamo da soli? Come stiamo vivendo, fratelli? Se tu dici di essere un cristiano, ma stai vivendo una doppia vita, stai amando il mondo, stai amando i piaceri del mondo, stai vivendo per le cose del mondo, tu sei un prostituto spirituale, tu sei una prostituta spirituale, tu sei una chiesa in prostituzione, tu sei una chiesa adultera, una chiesa che sta tradendo lo sposo. Fratelli, questa parola è veritiera, anche se sembra troppo dura, ma è una parola di amore. Perché lo sposo chiama la sua sposa e dice: amica mia, vieni a me, amata mia, vieni a me, chiesa mia, esci da quella corrente mondana, carnale, che ti sta ingannando. Chiesa, risvegliati, pastore, risvegliati, uomo di Dio, risvegliati, donna di Dio, risvegliati, abbandona quel falso piacere delle cose del mondo. Amen. Così diceva Dio tramite il profeta Osea a Israele. Amen. Osea capitolo 9 verso 1. Così diceva il Signore, fratello, una parola forte, ma è la verità. Non rallegrarti, o Israele, per esultare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito. Ascoltate cosa diceva l'Eterno a Israele. Ti sei prostituito, Israele, allontanandoti dal tuo Dio. Hai amato il salario della prostituta su tutte le aie di grano. Guardate, fratelli, il Signore diceva: Israele, Israele, è inutile che ti rallegri. Israele, è inutile che cerchi la gioia come i popoli del mondo. Chiesa, è inutile che ti rallegri. Fai, alleluia, di tutto per rallegrarti, ma sono cose mondane. È una falsa gioia, è una falsa allegrezza, è un falso divertimento. Oggi ci sono cristiani che loro si rallegrano nelle cose false, si rallegrano davanti alla televisione. Quello ti porta a allontanarti da Dio, ti porta alla prostituzione spirituale. Lo dice qui, fratelli, Osea 9:1. Non rallegrarti, Israele. Nell'antica Diodati, io leggerò qui, nella vecchia Diodati, dice: non rallegrarti, o Israele, per festeggiare come gli altri popoli, perciò che tu hai fornicato, tu ti sei prostituito, dice il Signore, lasciandoli Dio tuo. Alleluia. E tu hai amato il prezzo della prostituzione, hai amato il guadagno della prostituta, soprattutto le aie del frumento. Fratelli, un cristiano che piano piano si allontana da Dio e si fa attirare, si fa
richiamare, si fa prendere dai piaceri del mondo, è un cristiano in prostituzione, che sta offrendo il suo corpo ai piaceri del mondo, come una prostituta in strada. È così, fratelli. E la Bibbia qui nel libro di Osea parla di uno spirito di prostituzione che inganna il popolo di Dio. E se questo succedeva ai giorni del profeta Osea, quanto più oggi, fratelli, sta accadendo in questi ultimi tempi malvagi, in questi ultimi tempi materialistici, in questi ultimi tempi peggiori di Sodoma e Gomorra. Perché ti voglio dire, fratello caro, ascoltami, dammi un attimino il cellulare. Ai giorni del profeta Osea non esistevano i cellulari, ai giorni del profeta Geremia non esistevano i cellulari, ai giorni degli apostoli non c'erano i cellulari, ma oggi ci sono i cellulari, dove persone guidate dalla carne, guidate da Satana, manovrate, manipolate dallo spirito di prostituzione, ci sono persone che vanno a guardare la pornografia. Ci sono persone che su YouTube vanno a guardare ogni tipo di sozzura, di immoralità, oppure persone che dicono di essere cristiani, fratelli, dicono: sì, io sono cristiano, io parlo lingue, shabarata, shebete, e iniziano a dire tante cose e poi vanno a guardare la pornografia su YouTube. Poi vanno a guardare i film di Pierino su YouTube, vanno a guardare i film mondani su YouTube, vanno a guardare il calcio su YouTube, vanno a guardare il pugilato su YouTube. Quella è una prostituzione con il mondo. Il Signore diceva tramite il profeta Osea al suo popolo: non rallegrarti come gli altri popoli. Alleluia. Non festeggiare come gli altri popoli, perché tu ti sei prostituito, allontanandoti dal tuo Dio. Ci sono persone che, fratelli, si allontanano da Dio seguendo i falsi piaceri di YouTube, seguendo i falsi piaceri di internet, seguendo i falsi piaceri della televisione. Si allontanano da Dio, perché tu non puoi amare due padroni. Amen. Io non posso amare Dio e allo stesso tempo amare Mammona. Io non posso dire di amare Dio e allo stesso tempo amare le cose del diavolo, perché, fratelli, la pornografia è dal diavolo, i film del mondo sono dal diavolo. E oggi ci sono cristiani che per loro non è peccato guardare i film del mondo, perché lo spirito di prostituzione ormai li sta seducendo come una meretrice, come una prostituta che ti attira al desiderio carnale, una donna che si mette in strada a vendere il suo corpo, a mostrare il suo corpo, a offrire il suo corpo. La prostituzione vuol dire vendere il proprio corpo per denaro. Così la prostituzione spirituale, che il Signore la sgridi, amen, alleluia, quanti dicono amen? Amen. Nel nome di Gesù. Così la prostituzione spirituale, alleluia, è vendersi al peccato. La prostituzione spirituale ti porta a offrirti al peccato per trovare un piacere, per avere un piacere o per avere una gioia. Oh, io mi voglio rallegrare. E allora tu pensi, o meglio, il diavolo ti fa pensare che tu ti rallegrerai guardando la televisione. Il diavolo ti inganna che tu ti rallegrerai guardando un film, che tu ti rallegrerai, tu soddisferai la tua vita masturbandoti. Il diavolo inganna, quello è uno spirito di prostituzione. Un uomo che da solo si masturba, o una donna che da sola si masturba e dicono di essere cristiani, o giovani nelle chiese che suonano la chitarra e poi di nascosti si masturbano con i film pornografici.
si masturbano pensando alle donne, si masturbano, quella è uno spirito di prostituzione che nel nome di Gesù lo scacciamo via, alleluia, lo sgridiamo, alleluia. Io sono qui per combattere contro le io lo so che queste predicazioni oggi non si sentono nei pulpiti delle chiese, ecco perché sono un predicatore senza pulpito, alleluia, per la gloria del mio Dio, per la gloria del Signore, per la gloria del Padre, per la gloria del Figlio, per la gloria dello Spirito Santo. Ecco perché il Signore mi fa predicare qui, alleluia, per raggiungere tante anime, tanti fratelli e sorelle di tante comunità, alleluia, sparse per l'Italia, dove i pastori non hanno il valore, non hanno il coraggio, non hanno l'autorità di dire queste cose. E oggi tanti pastori, tanti ministri, tanti anziani di chiesa stanno permettendo, stanno accettando che lo spirito di prostituzione entri nella chiesa. Lo spirito di prostituzione, fratelli, che ti fa credere che tu troverai il piacere in altre cose lontano da Dio. Lo spirito di prostituzione è questo, o lo spirito di adulterio, di fornicazione spirituale è questo, che ti fa credere sì, tu ti divertirai, tu troverai il piacere, tu troverai la soddisfazione se tu fai questo. E se tu cadi nel tranello del diavolo, è come se tu vendessi il tuo corpo, è come se tu offrissi il tuo corpo al piacere, al peccato e a Satana. Perché chi pecca si sta offrendo a Satana, chi apre le porte al peccato si sta offrendo a Satana, ma chi chiude le porte al peccato si sta offrendo a Gesù Cristo. Ti voglio dire, offriti a Gesù Cristo, cara donna che mi ascolti, non ti offrire più a Satana con i piaceri della seduzione, con l'inganno del mondo, con la sensualità. Non ti offrire più al diavolo con i piaceri della carne. Oggi ci sono persone che dicono di essere cristiani e poi si masturbano davanti alla pornografia. Giovani nelle chiese che si masturbano davanti alle loro immaginazioni sessuali. Sono presi da uno spirito di prostituzione. Sono presi da uno spirito immondo che li allontana da Dio, come dice qui, fratelli, la scrittura. Guardate ancora in Osea. Amen, gloria a Dio per questa parola che ci avverte, fratelli. Lo spirito di prostituzione ti porta a offrirti ai piaceri del mondo, come se tu vendessi la tua carne al peccato, come se tu vendessi la tua carne al diavolo, il tuo corpo tu lo dai al diavolo in cambio del piacere. La moneta del diavolo, lui ti dice: dammi il tuo corpo, io ti do il piacere, dammi il tuo corpo e io ti do il piacere, ti dice il diavolo, io ti do la gioia, io ti do l'allegrezza, io ti do la... è un inganno. Alleluia. Il diavolo ti dice: dammi il tuo corpo per offrirlo al peccato, al sesso illecito, alla masturbazione, alla pornografia, al bere. Anche quella è quando una persona beve alcol, sta offrendo il suo corpo a un falso piacere. È così, fratelli e sorelle. Te lo posso dire anche sottovoce, qualcuno dà fastidio che grido, te lo dico sottovoce, ma la parola non cambia. Se tu bevi alcol, stai offrendo il tuo corpo al peccato, e dietro il peccato c'è Satana, dietro il bicchiere di alcol c'è il morso del serpente, dice in Proverbi. Ma oggi ci sono pastori che non hanno il coraggio di dire questo, perché i primi bevitori di alcol sono loro. Pastori che bevono alcol, pastori che bevono birra, predicatori che bevono alcolici, loro non hanno l'autorità di predicare contro queste cose, perché loro stessi le fanno. Ma il Signore dice qui in Osea 9,
verso 1, non rallegrarti Israele per esultare o per festeggiare come gli altri popoli. Il Signore dice alla Chiesa, Chiesa, non rallegrarti come gli altri popoli. Chiesa, non festeggiare come gli altri popoli. Alleluia. Credente, figlio mio, Gloria. Non rallegrarti con le cose del mondo come gli altri popoli. Non rallegrarti nei falsi piaceri del mondo, donna di Dio, come le altre donne. Non rallegratevi nei falsi piaceri del mondo, perché ciò è un inganno del diavolo. Ci sono persone che quando predico sembra che difendono il diavolo, fratelli. Addirittura cristiani vanno contro la predicazione che Dio mi dà grazia di fare e loro si mettono dalla parte del diavolo. No, fratello, non devi giudicare. Fratello, tu stai giudicando, ma tu stai difendendo il diavolo. Se non ti piace questa predicazione, allora stai difendendo il diavolo. Stai difendendo il peccato. Stai difendendo le opere di Satana, ma da quale parte stai? Gloria al Signore, la parola è chiara. Alleluia. O siete con me, dice il Signore, o siete contro di me. Oggi ci sono pastori che non hanno il coraggio di predicare come sto predicando io, per la gloria di Dio. Alleluia. Alleluia. Non hanno il coraggio di dire bere alcol è peccato, bere alcol ti porta a contaminare il tuo corpo, bere alcol è un'opera della carne. Chi sta bevendo alcol, birra, whisky, limoncini, vino, chi beve le bevande alcoliche sta offrendo il suo corpo a un falso piacere, al peccato e al diavolo. È così. E quella è un'altra forma di prostituzione spirituale, fratelli. Amen. Ma oggi ci sono pastori, ascoltate, che non hanno il coraggio di dire questo perché loro sono i primi a bere. Pastori che bevono alcol, pastori che bevono birre, sorelle che bevono birre, uomini di Dio presunti tali che bevono birre, alcol, e addirittura postano le loro foto delle loro iniquità su Facebook. Mettono la loro vergogna su Facebook, mettono i loro peccati su Facebook, perché lo spirito della prostituzione li sta ingannando e li fa credere che sì, bevi un pochino, dai che non fa male, così ti dice Satana, come disse a Eva, il diavolo ti porta il bicchiere, ma un pochino non fa male, ma dai, ma non succede niente, un bicchierino, non succede niente. Così il diavolo ingannò Eva, fratelli, e la portò alla ribellione. Eva sapeva qual era il comandamento di Dio. Non mangiate di quell'albero. Il diavolo le disse, ma dai, ma lascia stare, se tu mangi non ti succederà niente, non morirete. Dio vi ha detto che morirete, ma non è vero, non morirete. Mangia pure, così il diavolo oggi dice a tanti, ma dai, un bicchierino non fa niente. Ma se tu ogni tanto guardi la pornografia non fa niente. Se ogni tanto guardi quei film, ma non ti succede niente. Ma dai, ma non bisogna essere esagerati. Non bisogna essere fanatici, ti dice il diavolo. Però il diavolo vuole farti diventare fanatico del peccato. Vuole farti diventare fanatico del bere. Vuole farti diventare fanatico dei piaceri del mondo. Il diavolo ti vuole far diventare fanatico della musica del mondo, ti vuole fare diventare fanatico del calcio, ti vuole far diventare fanatico della vanità, e lì nessuno dice niente. Ma quando noi predichiamo la verità, predichiamo la rettitudine, predichiamo la santità, predichiamo il timore di Dio, predichiamo la consacrazione, no, quello lì è un fanatico, sì, non diventare fanatico come lui. Che Dio sgridi le bugie del diavolo. Non date retta, fratelli, allo spirito della prostituzione. Lo spirito della prostituzione ti fa credere che tu troverai il piacere
facendo quelle cose che disonorano Dio. Lo spirito della prostituzione ti fa credere che tu troverai la gioia guardando la televisione, e il diavolo ti dice: ma dai, ti devi divertire, vatti a divertire, vai a guardare la televisione, ti devi divertire, ma vai al cinema, ti devi divertire un po', devi anche divertirti, devi anche goderti questa vita, dice il diavolo. Ma la Bibbia dice che la vera gioia è la gioia del Signore. Amen. Quanti dicono amen? Amen. La vera gioia è la gioia della salvezza. Alleluia. La vera gioia ce la dà la parola di Dio, non ce la dà la televisione. Per la gloria di Dio, io sono più di 15 anni che non guardo la televisione, non guardo quei film del diavolo, e ho la gioia. Ho la vera gioia, alleluia, del Signore. La gioia del Signore è la mia forza. Alleluia, la gioia della parola di Dio. Gesù Cristo disse: io vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi. Sta scritto in Giovanni 15. Io vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Perciò la gioia completa, la gioia vera, la gioia autentica ce la dà la parola del Signore. Alleluia, la vera gioia è vivere in comunione col Signore. Alleluia, la vera gioia non te la dà la televisione, la vera gioia non te la dà il mondo, la vera gioia non te la danno le discoteche, la vera gioia non te la dà la musica mondana, la vera gioia non te la dà il merengue, la vera gioia non te la dà la musica rock, la vera gioia non te la dà il rap, la vera gioia viene dallo Spirito Santo. Alleluia. Quanti dicono amen? Gloria al Signore a questa verità. Ma oggi il diavolo li sta ingannando tanti, che il Signore lo sgridi, e li fa credere, li fa pensare: ma guarda la tele, guarda questo film, ti darà la gioia. Ma guarda un po' quel film, ti darà la gioia. Ma vatti a divertire con gli amici, vai un po' al pub con gli amici, vai a giocare ai videogiochi, vai a giocare alla PlayStation, che avrai la gioia. E ci sono persone che offrono il loro corpo al peccato, come una prostituta che si offre nella strada. Offrono i loro corpi al peccato, giovani che offrono i loro corpi all'impurità, alla masturbazione, alla fornicazione, al piacere carnale. Uomini che si fanno ingannare dal diavolo eppure dicono di essere cristiani, fratelli. Passano 2 o 3 ore davanti ai film immorali, davanti ai film impuri, davanti ai film diabolici, davanti ai film violenti, e loro dicono di amare Dio, ma stanno amando il mondo e stanno offrendo il loro corpo alla prostituzione spirituale, come una donna di strada che si vende per il denaro. Oggi ci sono persone che offrono il loro corpo per ricevere il piacere, e loro ricevono, tra virgolette, il piacere, e loro pensano che stanno soddisfando la loro vita. È un inganno del diavolo, è uno spirito di prostituzione, è uno spirito di fornicazione che ti fa tradire lo sposo, che è Gesù Cristo. Perciò ti voglio dire: non essere un cristiano che vive nella prostituzione con il mondo, che vive nell'adulterio, che tradisce lo sposo, alleluia, che è Gesù Cristo, lo sposo dell'anima, alleluia, lo sposo che ritornerà a prendere una chiesa santa, senza macchia, senza ruga e senza alcun peccato nascosto, fratelli, senza alleluia. Alcuna contaminazione. Amen. Gesù ritornerà per una chiesa santa, per una sposa fedele, che si mantiene pura. Alleluia. Gesù non verrà a prendere la meretrice, la grande prostituta, oppure cristiani dicono di essere cristiani, io sono evangelico, poi amano il mondo, amano i film, amano la TV,
amano il cinema, amano il calcio, amano i piaceri, amano le spiagge dove vanno mezzi nudi, amano, alleluia, andare ai bar, andare ai pub, amano bere, amano i divertimenti, amano le musiche del mondo, amano le cose del mondo, tutto quello che il mondo gli offre, tutto quello che il diavolo gli offre, e poi dicono: io sono cristiano, io sono evangelico. Tu sei un cristiano in prostituzione, tu sei un cristiano adultero, perché dice la Bibbia, fratelli, Giacomo 4:4, chi ama il mondo è un adultero davanti a Dio. Amen. Noi dobbiamo essere cristiani fedeli, che si separano dal mondo, amen, che si separano dai falsi piaceri, che si separano dai falsi desideri del mondo. Guardate cosa dice ancora Osea capitolo 5 verso 2, una parola molto forte, fratelli, ma è una parola verace che ci deve far riflettere, alleluia, a tutti noi, per vivere una vita pienamente consacrata, alleluia, al nostro Signore Gesù Cristo. Osea 5:2, guardate, dice: quelli che si sviano sono caduti profondamente nella depravazione, ma io li castigherò tutti. Fratelli, questa è parola di Dio. Quando una persona si allontana dal Signore e inizia ad amare di nuovo i piaceri del mondo dai quali il Signore ci aveva liberato, quella persona che si allontana da Dio diventa un cristiano in prostituzione, come dice Osea 9:1, si sono prostituiti allontanandosi da Dio. Fratelli, chi si allontana da Dio si sta prostituendo con il mondo, sta commettendo adulterio con il mondo. Chi si allontana da Dio e va nuovamente verso i piaceri del mondo, come la televisione, fratelli, la televisione è un piacere del mondo ingannevole. Un cristiano che guarda i film del mondo è un cristiano in prostituzione. Forse nessuno ti ha mai detto questo, ma se tu dici di essere cristiano, cristiana, e ami i film del mondo, quei film mondani, quei film volgari, quei film pieni di vanità, di cose inutili che ti fanno perdere il tempo e ti fanno perdere l'anima e ti fanno perdere la comunione con Dio, e tu ami quei film o tu ami quei programmi televisivi, tu ti stai prostituendo col mondo. Il Signore diceva a Israele: Israele, non ti rallegrare come gli altri popoli, Israele, non festeggiare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito allontanandoti dal tuo Dio. Perciò, fratelli, un cristiano che si fa di nuovo attirare, avvolgere o acchiappare da quei piaceri falsi, come la televisione, come i film, anche su YouTube. Io ho YouTube, ma io non vado a guardare i film. Io ho YouTube, ma non vado a guardare le partite, perché sarei un ipocrita se io ti dico non guardare le partite in televisione e poi io mi guardo i gol su YouTube, mi guardo i gol. Tu non puoi amare Dio e amare il mondo, alleluia, questo mondo corrotto. Tu non puoi dire: io amo Dio ma amo anche i film sono dal mondo, sono dal diavolo. E sapete che nel film c'è la menzogna, sono storie di menzogna, finzione, e nei film c'è violenza, la violenza è un'opera delle tenebre, nei film ci sono omicidi, nei film c'è adulterio. E se tu ami quei film, tu ti stai prostituendo con il mondo, tu ti stai offrendo al peccato, ti stai offrendo davanti al diavolo. Perché così la televisione è un idolo moderno,
anticellulari usati in un modo sbagliato. Se tu usi il cellulare per andare su YouTube a guardare i film, addirittura ci sono persone che su YouTube vanno a guardare la pornografia, persone che vanno a guardare film horror, vanno a guardare film comici dove scherzano con il peccato, scherzano con il sesso, scherzano con la nudità, scherzano con l'adulterio. Quella è una prostituzione spirituale. Se tu vai su YouTube a guardare cose malvagie, il diavolo ti sta ingannando con uno spirito di seduzione, uno spirito di prostituzione, di adulterio. Ma se tu usi YouTube per andare ad ascoltare i cantici, Signore, voglio ascoltare un cantico, e metti un cantico per la gloria di Dio, metti una lode, o su YouTube vai ad ascoltare le predicazioni della sana dottrina, o su YouTube, alleluia, vai ad ascoltare una testimonianza di come Gesù Cristo ha liberato un'anima dal peccato, quello è qualcosa di buono, qualcosa di utile, di giusto, di edificante. Ma se tu su YouTube vai a guardare i film, vai a guardare le cose inutili, su YouTube vai a guardare il calcio, vai a guardare il wrestling, vai a guardare il pugilato, su YouTube vai a guardare i film di Kung Fu, di Bruce Lee, vai a guardare quei film diabolici, tu stai offrendo il tuo corpo come una prostituta nelle strade, stai offrendo il tuo corpo al peccato, al diavolo, e quella è una prostituzione, fratelli, spirituale, è un adulterio, è una fornicazione con il mondo, è come una moglie che tradisce il marito, tu stai tradendo Cristo, perché tu ti fai ingannare dal diavolo e pensi che nei film o nei piaceri del mondo troverai la gioia, e stai negando la gioia del Signore. Tu non credi che la gioia te la dà Dio. Io ho la gioia e non ho la televisione. Amen, alleluia. Io ho la gioia del Signore e non bevo birra. Alleluia. Io ho, gloria a Cristo, alleluia, la gioia dello Spirito. Sento la gioia del Signore e non vado ai pub. Amen. Io ho la gioia del Signore e non vado in spiaggia mezzo nudo. Io ho la gioia del Signore e non vado al Luna Park. Alleluia. Io ho, gloria a Cristo, la gioia del mio Dio, del mio Signore Gesù Cristo. Ho la gioia della sua presenza, ho la vera gioia. Amen. E io non vado a giocare ai videogames, perché grazie al Signore ho capito che la vera gioia viene dal Signore. La vera gioia viene dallo Spirito di Dio, la vera gioia viene dalla parola di Dio, la vera gioia viene dal Signore nei nostri cuori. Non cercare la gioia nella televisione, perché il diavolo ti seduce, ma vatti a divertire, dai, non puoi essere sempre così a leggere la Bibbia, sempre a pregare, il diavolo ti inganna. Vatti a divertire un po', devi avere la gioia, vatti a rallegrare, vatti a guardare un film, vai al cinema, vai con gli amici al bar a guardare la partita dell'Italia, la partita della tua squadra del cuore, ti devi divertire ogni tanto. Ogni tanto vai con gli amici a giocare a bowling, vatti a divertire un po', vai a giocare a biliardo. Falsi amori, falsi piaceri, false gioie del mondo che ti portano piano piano alla prostituzione spirituale, allontanandoti dal tuo Dio. Questo ci insegna la Bibbia in Osea 9:1. Ascoltate, non rallegrarti, Israele, per esultare come gli altri popoli o per festeggiare come gli altri popoli, perché ti sei prostituito, allontanandoti dal tuo Dio. Hai amato il salario della prostituta su tutte le aie di grano. Perciò un cristiano che piano piano si allontana da Dio, ingannato dallo spirito di questo mondo, ingannato dai piaceri del mondo, piano piano si allontanano da Dio,
Prima pregavano, digiunavano, leggevano la Bibbia, si consacravano, vivevano una vita santificata e piano piano loro si allontanano e vanno verso la televisione, verso i piaceri del mondo, verso i falsi divertimenti e piano piano chi si allontana da Dio si prostituisce. Ti sei allontanato da Dio prostituendoti. Diceva l'Eterno a Israele per mezzo del profeta Osea: chi si allontana da Dio verso i falsi piaceri del mondo si sta prostituendo con il peccato, con il mondo e con il diavolo. Alleluia. Perciò fratelli e sorelle, non andare dietro quei falsi piaceri. Gloria. Del mondo, della televisione, del cinema, della musica mondana, addirittura fratelli cristiani che ogni tanto ballano. È buono per un cristiano ballare, sai, io ballo ogni tanto con mia moglie, ogni tanto mi ballo un po' di salsa, un po' di merengue, ogni tanto ballo un po' di vals con mia moglie, devo ballare, ogni tanto mi devo sfogare, allora ballo con mia moglie e mi diverto, trovo la gioia. Quella è una falsa gioia, è una gioia carnale. Ballare come quelli del mondo. L'altro giorno ho sentito un pastore che diceva: sai, la Bibbia non dice che ballare è peccato. Vedi il diavolo come l'inganna. Anche pastori che dicono di essere di sana dottrina. Sai, la Bibbia non dice che ballare è peccato. Perciò, fratelli, non possiamo dire che ballare è peccato. Ogni tanto, se io ballo con mia moglie, non sto facendo niente di male. Ma ballare è un'opera della carne, fratelli. Un uomo spirituale sa che ballare non è buono, perché nel ballo, nel ballare, per esempio, se tu balli un tango con tua moglie, la carne si stimola, la carne tocca altra carne. Se due giovani si mettono a ballare, ballano in discoteca e si strusciano, il loro corpo si struscia e loro si toccano, la carne si risveglia. Come puoi dire che ballare non è peccato? Alcuni dicono: sai, se io vado in discoteca è peccato, ma se ogni tanto mi faccio una ballata, faccio una danzatina, ogni tanto ballo con mia moglie nella stanza segreta. Un pastore diceva così: io ogni tanto, se io ballo con mia moglie nella stanza segreta, non è peccato. Questo lo pensi tu, quella è un'opera della carne. Un vero uomo di Dio deve essere serio, deve essere integro, deve temere l'Eterno anche nella sua camera segreta. Allora uno potrebbe dire: guarda, la Bibbia non dice che la pornografia è sbagliata, la Bibbia non dice non guardare pornografia, allora puoi guardare pornografia nella tua camera segreta? La Bibbia non dice non posso fumare, allora puoi fumare rovinando il tempio di Dio? No, fratelli, la pornografia è un'impurità, fumare è un'impurità. Fumare è peccato, anche se la Bibbia non lo dice esplicitamente, ma nelle opere della carne, cari nella grazia, quando l'Apostolo Paolo in Galati 6, Galati 5, parlava delle opere della carne, alla fine dice: e altre cose simili a queste. Parla delle opere della carne: adulterio, fornicazione, impurità, inimicizia, contese, ire, sette, eccetera, eccetera, ubriachezza. E poi dice: e altre cose simili. Attenzione, anche la ghiottoneria è un'opera della carne. Persone che mangiano come dei bufali selvaggi. Mio Dio! E poi io sono cristiano, parlo lingue. La ghiottoneria è un'opera della carne. Fratello, stai attento alla ghiottoneria. Amen? Stiamo attenti, fratelli, alla ghiottoneria. Anche la ghiottoneria è un'opera della carne. Fratelli, è così. Stiamo attenti perché le opere della carne non ti fanno entrare nel regno di Dio. E poi dice: altre cose simili a queste.
circa le quali vi ho già avvertite e vi prevengo ancora che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Perciò possiamo dire con certezza che la sigaretta è un'opera della carne, che chi pratica il fumare e non abbandonano quel peccato, loro non erediteranno il regno di Dio. Perché fumare, fratelli, si sta danneggiando il corpo. E il corpo di un cristiano, se tu sei un cristiano, una cristiana, un figlio di Dio, il tuo corpo è il tempio dello Spirito Santo. Il mio corpo è il tempio di Dio. E dice la Bibbia, chi guasta il tempio di Dio che è santo, Dio guasterà lui. Chi danneggia il tempio di Dio, Dio danneggerà lui. Perciò il fumare è peccato, fratelli. Anche se alcuni dicono, sai fratello, non è scritto non fumare, allora si può. Il diavolo li inganna, li contorce la mente, li manipola la mente, come ha fatto con Eva. Sai, non è scritto non fumare, allora ogni tanto posso farmi una fumatina. Ma non è così, perché il fumare danneggia il tempio, il corpo, che è il tempio di Dio. Il fumare danneggia i polmoni, il fumare porta il cancro, il fumare può portare delle malattie che danneggiano il corpo. E se tu sei un cristiano, il tuo corpo è il tempio di Dio, tu non lo puoi danneggiare, se no tu riceverai il castigo dell'Onnipotente, fratelli, è così. Allora noi dobbiamo stare attenti come viviamo. Un vero cristiano, una vera cristiana che vogliono ereditare il regno di Dio, non possono vivere come vogliono, non possono più fare quello che vogliono. Amen. Non possono più guardare quello che vogliono. Diceva l'altro giorno qualcuno, sai fratello, fratelli, predicava un certo pastore, diceva la Bibbia non dice che andare al cinema è peccato, però la Bibbia dice non metterai nulla di impuro davanti ai tuoi occhi, io non metterò nessuna opera malvagia davanti ai miei occhi. E nel cinema, nella televisione, nei film del mondo ci sono le opere malvagie, fratelli. Nei film del mondo cosa fanno vedere? Fanno vedere il peccato, fanno vedere crimini, omicidi, sparatorie, fanno vedere spargimento di sangue. Nei film spesse volte fanno vedere scene di adulterio, scene di sesso, di fornicatori che fornicano. Nei film dicono le bugie, nei film c'è una realtà falsa, piena di peccati. Come può un uomo di Dio, una donna di Dio, che sono chiamati alla santificazione, partecipare a quelle cose, a guardare i film? Perciò, fratelli, una persona che piano piano desidera quelle cose si sta allontanando da Dio. Ditemi voi, fratelli, un uomo che passa 3 ore davanti alla televisione a guardare i film del mondo, una persona che passa 2 ore davanti alla TV si sta santificando? Punto di domanda. Se tu passi 2 ore a guardare un film del mondo, ti stai santificando? Non ti stai santificando, ti stai contaminando con il mondo, con il diavolo, perché quelle cose vengono dal diavolo. Quei film, quelle scene che fanno vedere dove si uccidono, si sparano, dove uomini picchiano altri uomini, nei film fanno vedere uomini che fanno botte, uomini che tirano calci, sono opere di Satana. Tu non ti stai santificando guardando il film, ti stai contaminando, e spiritualmente quella è una prostituzione spirituale, è adulterio, perché tu stai amando il mondo e stai negando l'amore di Dio.
Tu stai cercando il piacere nel mondo e stai negando il piacere che ti dà Dio, perché Dio ci dà il piacere, fratelli, nel senso che, alleluia, gloria al Signore, in Lui la nostra anima si delizia, quanti lo credono, in Cristo, nello Spirito di Dio, noi possiamo trovare la gioia dell'anima, e possiamo dire un piacere spirituale, una soddisfazione spirituale, una felicità. Tu non devi andare a cercare il piacere nel mondo, perché ti allontani da Dio, e quella è una prostituzione, una fornicazione spirituale. Ecco perché oggi ci sono cristiani, tra virgolette, in prostituzione con il mondo, con il peccato, con il diavolo. E allo stesso modo che una prostituta vende il suo corpo nella strada, così quella persona sta vendendo, sta offrendo il suo corpo, i suoi occhi. Stai offrendo i tuoi occhi per guardare le schifezze del diavolo nella televisione. Stai offrendo il tuo corpo per i falsi piaceri di Satana. E stai cadendo nell'inganno, nella prostituzione spirituale, come una donna che nella strada si vende per denaro. Tu stai offrendo il tuo corpo al diavolo per guadagnare il piacere, ma è un inganno. Fratelli, apriamo i nostri occhi, amen, consacriamoci, cerchiamo la santificazione, santifichiamoci, allontaniamoci dal mondo. Allora, qualcuno mi ha scritto, i film cristiani si possono vedere? Io credo di no, fratelli. Sapete perché? Perché anche nei film cosiddetti cristiani c'è tanto inganno. Mettono scene che la Bibbia non parla. Se tu guardi per esempio un film come Esther o Giuseppe venduto dai fratelli, mettono tante scene che non sono nella Bibbia, sono menzogna. E poi anche lì ci sono donne sensuali che possono attirare, richiamare la concupiscenza, il desiderio. Fratelli e sorelle, a noi ci basta la Bibbia, gloria a Dio. Amen. Gloria al Signore. Noi possiamo usare per esempio internet per guardare e ascoltare una testimonianza, amen, per ascoltare le lodi, per ascoltare i canti del Signore. Tu puoi usare internet per ascoltare predicazioni come queste, alleluia, per la gloria di Dio, dove uomini guidati dallo Spirito Santo predicano, alleluia, per edificare, alleluia, per santificare il popolo con la parola, per far crescere il popolo nelle vie del Signore. Io posso usare, tu devi usare internet, alleluia, per edificarti, non per contaminarti, per andare a guardare i film, per andare a guardare le fiction, per andare a guardare le telenovelas, per andare a guardare, alleluia, le partite, per andare a guardare la box, per andare a guardare cose inutili, per andare a guardare i concerti dei mondani, dei cantanti del mondo. Non puoi usare internet per quello, perché se no è una forma di prostituzione. La parola è chiara, fratelli. Israele, ti sei prostituito allontanandoti dal tuo Dio. Perciò stiamo attenti alla prostituzione spirituale. In Osea 5, alleluia, verso 2, dice: quelli che si sviano sono caduti profondamente nella depravazione, ma io li castigherò tutti, dice il Signore. Osea 5:3 dice ancora il Signore: io conosco Efraim e Israele non mi ha fatto nascosto. Noi non possiamo nascondere niente davanti a Dio, fratelli. Io non posso nascondere niente davanti al Signore. Io non posso nascondere le mie concupiscenze o i miei peccati. Io non posso fingere davanti a Dio. Se io predico queste parole e poi, dopo che ho finito, vado a sedermi davanti alla televisione a guardare il film, fratelli, io sono sotto la condanna
perché sono un ipocrita, sarei un ipocrita se io vi predico a voi queste grandi verità della Bibbia e poi vado dietro i piaceri del mondo, o poi mi metto col cellulare a giocare ai videogiochi, o poi mi metto col cellulare a guardare le donne nude, o poi mi metto col cellulare a guardare film che non sono graditi davanti a Dio, io sarei un ipocrita e sarei, fratello, sotto il castigo dell'Onnipotente, perché nulla è nascosto al Signore, dice qui Osea. O se io predico, fratelli, se io predicassi questi messaggi di santità, se io predicassi questi messaggi di consacrazione e poi con mia moglie di nascosto ogni tanto ballo un tango o ballo la lambada, che il Signore sgridi al diavolo, o ballo il merengue ogni tanto, dai, vieni cara, facciamoci un ballo, come diceva un pastore l'altro giorno, che per lui non è peccato se lui ogni tanto balla con la moglie nella sua stanza segreta. Ma ti voglio dire, la tua stanza non è segreta, perché gli occhi dell'Onnipotente sono su di te, alleluia. O se io predico questi messaggi di santità e poi me ne vado al bar a bere la birra con gli amici, o me ne vado a giocare a biliardo, o me ne vado mezzo nudo nella spiaggia mostrando le mie vergogne, io sarei un ipocrita, fratelli, sarei sotto l'ira di Dio. È così, perché quello è un adulterio spirituale, una prostituzione spirituale. Alleluia. È vero, fratelli, nessuno è perfetto, io non sono perfetto, io ho difetti, io ho delle battaglie, io ho delle imperfezioni, ma questo non è una scusa per dire vabbè, dai, nessuno è perfetto, allora mi do alla pazza gioia, mi do alla vita spericolata o alla doppia vita, sono qui davanti a voi, sono santo, e poi quando nessuno mi vede faccio delle cose terribili, quando nessuno mi vede vado a bere l'alcol, o in strada mi metto a guardare le donne degli altri, oppure se ho l'odio nel mio cuore, fratelli, perché il peccato non è solo l'adulterio. Amen? Quanti dicono amen? Amen. Il peccato non è solo masturbarsi o guardare la pornografia o uccidere. Il peccato è anche se io ho l'odio verso di te, o se tu hai l'odio verso di me, o se io avessi il rancore, o se io non perdonassi una persona che mi insulta e io mi voglio vendicare, quello è peccato, fratelli. Se io sono qui a predicare, ma io avessi dentro di me il rancore, il risentimento, l'invidia, io sarei sotto, fratelli, la condanna. Che Dio mi liberi da quell'inganno del diavolo, che Dio ci aiuti a essere integri, fratelli. Amen. E chi non è d'accordo con questa predicazione, il diavolo ti sta ingannando. Se tu ti arrabbi con me perché io predico queste cose e tu contraddici, contendi, mi scrivi tanti commenti, fratello, tu sei uno che giudica, sei un legalista, tu sei un fariseo, tu stai contendendo non con me, non è la mia, è la parola del Signore. E se tu contendi contro questa parola, tu stai difendendo il diavolo. Allora tu stai difendendo il diavolo, stai difendendo il peccato. Stai attento, caro, invece di dire cose inutili, umiliati, prega, mettiti con la faccia a terra in ginocchio davanti al Signore, dimmi: Signore, aiutami, è quello che io faccio ogni giorno, perché anch'io ho dei difetti, fratelli, io non sono perfetto, ma in Cristo sono santo. Amen. In Cristo sono giusto, alleluia, in Cristo, alleluia, raggiungerò la perfezione, perché io mi aggrappo a Lui, perché, alleluia, io dipendo da Lui, perché io voglio rinunciare ogni giorno al peccato, al mondo, al vecchio uomo, al diavolo, agli inganni, ai falsi piaceri, ogni giorno mi voglio consacrare e ogni giorno lotto, fratelli, perché anch'io ho delle battaglie.
Anch'io ho dei momenti difficili, anch'io ho dei difetti, ma ogni giorno dico: Signore, lavami, alleluia, Signore, purificami, aiutami a non deviarmi da te, aiutami a non cadere nella carne, aiutami a non andare nella via larga, nell'apostasia, aiutami, Signore, a essere santo, Dio della gloria, perché tu sei santo. Ogni giorno gli dico: Signore, aiutami, Signore, a vivere nello Spirito, alleluia, a vivere in comunione con te. Alabatori che mesceia, ecco Tirias, ogni giorno, alleluia, gli dico: Signore, piega il mio carattere, Signore, spezza qualsiasi catena che io non mi accorgo che ancora mi disturba, rompi, Signore, qualsiasi opera della carne, Signore, alleluia, lavami, Signore, purificami, Signore, rinnovami, Signore, aiutami, Signore, alleluia, trasforma mi, Signore, Signore, riempimi del tuo fuoco, ehi, cavataria show, riempimi della tua presenza, Signore, io mi umilio, Signore, liberami dall'orgoglio, fratelli, perché ci sono anche peccati meno visibili, come l'orgoglio, la vanità, la vanagloria, e sono peccati che a volte ci attaccano di diventare orgogliosi. Anche noi che predichiamo, a volte il diavolo ci vuole attaccare: oh, guarda come sei unto, guarda come predichi bene, che Dio sgridi il diavolo, fratelli, io sono povero, alleluia, io sono un servo inutile, io sono polvere, alleluia, senza Cristo io non posso fare niente, alleluia, io non sono nessuno, io dipendo da Cristo, alleluia, sono un vaso nelle sue mani, sono polvere nelle sue mani, sono un servo inutile nelle sue mani, e mi voglio umiliare sempre di più, perché l'orgoglio pure, fratelli, è un laccio del diavolo. Alleluia. Quando gli uomini diventano orgogliosi: ma sai, io sono il grande profeta, io sono il grande predicatore, io sono, no, l'io sono è l'Eterno. Quanti dicono amen? Io sono colui che sono, è l'Eterno, alleluia. Tu non sei niente, io non sono niente, alleluia, io sono polvere, io sono un servo inutile, questo sono. Ma oggi ci sono uomini che cadono nel laccio del diavolo, nell'orgoglio, anche quella è una prostituzione spirituale, perché la Chiesa di Cristo deve essere umile. Imparate da me che io sono umile e mansueto di cuore, amen. Ma a volte il diavolo mette l'orgoglio anche nei servi di Dio: come sei unto, come predichi bene, nessuno predica come te, che Dio scrive al diavolo, fratelli, amen. Noi siamo qui per la grazia di Dio, noi siamo qui per la misericordia di Dio, alleluia, noi siamo qui perché la bontà di Dio ancora, alleluia, ci tiene in piedi, alleluia, io sono polvere, fratelli, oh, alleluia, 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 dipendiamo da Cristo, gloria al Signore, che Dio ci liberi da ogni peccato nascosto, come l'orgoglio, la vanagloria, l'arroganza, la superbia anche ministeriale, che gli uomini iniziano a dire: io sono l'unto, io sono il leader, io sono il reverendo dei reverendi. Che Dio sgridi al diavolo, noi siamo polvere, alleluia, noi siamo piccoli, noi siamo servi inutili. Oh, a te, Shorikia, Abba Padre, solo a Gesù Cristo, mio Signore Salvatore, sia tutta la gloria. Noi siamo polvere nelle mani del vasaio, benedetto sia il Signore. Perciò stiamo attenti allo spirito dell'inganno, fratelli, allo spirito della seduzione, stiamo attenti allo spirito della prostituzione, perché quello spirito mondano, ascolta, è uno spirito mondano, ti porta piano piano ad allontanarti da Dio e ti fa credere, sì, ma ti devi divertire un po', ti fa credere che tu troverai la gioia nelle cose del mondo, ti fa credere che tu troverai la gioia, che tu troverai la felicità, per esempio nella televisione, o per esempio nel sesso, o per esempio nei bei vestiti. Fratelli e sorelle, anche quelle cose dobbiamo stare attenti. O che tu troverai la gioia, alleluia, in una bella macchina.
e piano piano ti allontana da Dio, è uno spirito di seduzione, di prostituzione, di inganno, che ti porta a allontanarti dal Signore. Vogliamo leggere ancora Osea 5, verso 3, guardate cosa diceva il Signore, richiamando l'attenzione del suo popolo, come il Signore vuole richiamare l'attenzione della sua Chiesa. Amen. Chi ha orecchi da udire, oda la voce dello Spirito Santo, che dice alla Chiesa: Chiesa, rimani vicino a me, io sono la tua gioia, io sono il tuo Signore, io sono il tuo Salvatore, io sono la tua pace, dice il Signore, io sono lo sposo dell'anima, io sono lo sposo della Chiesa. Chiesa, rimani vicino a me. Chiesa, che i tuoi occhi non vadano verso i piaceri del mondo, che i tuoi occhi non vadano altrove, che i tuoi occhi non ricerchino i piaceri di questa terra. Chiesa, rallegrati in me, io sono la tua gioia, io sono la tua vita, io sono la tua forza, io sono la tua vittoria, io sono colui che sono, dice l'Onnipotente, alleluia. Rimaniamo aggrappati a Lui, perché solo in Lui abbiamo la vera gioia, fratelli, non nel mondo, non nella TV, non nel calcio, non nella musica mondana, non nel ballo, non nei vestiti, non nella vanità, non nella lussuria, non nel denaro, ma in Cristo, non nel bere, non nel fumare, non nel sesso, ma in Cristo abbiamo la vera gioia, alleluia, e noi dobbiamo rimanere con Lui in un primo amore, perché chi abbandona il primo amore, cosa dice la Bibbia? Il Signore lo vomiterà dalla sua bocca, perché il Signore non accetta una chiesa prostituta, una chiesa adultera, una chiesa che tradisce il Signore, lo sposo, alleluia. Fratelli, sii fedele, sorella, sii fedele al primo amore. Cristo è il primo amore, Cristo è il vero amore, Cristo è l'unico amore che noi abbiamo, alleluia. Rimani fedele a Lui, non lo negare, non guardare altri piaceri, altri desideri, altri amori. Il Signore diceva a Israele: Israele, tu sei stato come una moglie infedele, Israele, ti sei prostituito, sei andato dietro i tuoi amanti, sei andato dietro, hai commesso adulterio, fornicazione, ti sei prostituito sotto gli alberi, ti sei allontanato da me, Israele, prostituendoti. Fratelli, non cadiamo nella prostituzione spirituale, rimaniamo nell'amore con Cristo, nel primo amore con Cristo, alleluia, nel vero amore di Cristo. Amen. La Bibbia dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Prima Giovanni 2, capitolo 16 in avanti. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Ma noi vogliamo rimanere, fratelli, attaccati a Cristo, alleluia, nel primo amore con Cristo. Vogliamo essere ripieni dell'amore del Padre, per non cadere in questo tragico errore di Israele e di alcuni che oggi nella Chiesa stanno fornicando e prostituendosi con il mondo. Che Dio ci liberi da questo errore tragico, fratelli. Dice Osea capitolo 5 verso 3: io conosco Efraim e Israele non mi è affatto nascosto, poiché ora, o Efraim, ti sei prostituito e Israele si è contaminato. Vedete, il popolo di Dio, Efraim, si era prostituito, Israele si era contaminato,
Ed è questo quello che succede ancora oggi a certe persone che dicono di essere cristiani, ma amano ancora il mondo, cercano i piaceri del mondo, vanno dietro le cose del mondo, si prostituiscono e si contaminano. E questo è qualcosa di abominevole agli occhi del Signore. Ecco perché alcuni saranno vomitati in quel grande giorno. Il Signore li vomiterà. Fratelli, rimaniamo con Gesù, amen, in una profonda vita spirituale, in una profonda comunione con Dio. Ascoltatemi, perché sto dicendo cose vere, cose giuste, cose buone. Rimaniamo, fratelli, alleluia, in armonia col Signore, nella consacrazione, nella fede, nell'umiltà. Rimaniamo, alleluia, in una vita di preghiera. Non andare dietro i falsi piaceri di questo mondo, non andare dietro la televisione, non andare dietro quelle cose inutili, fasulle che il mondo ti offre. Rimani con Cristo, rimani con Gesù, alleluia, nel primo amore, amen. Ma Dio riprendeva Israele, Dio riprendeva Efraim, Dio riprendeva il suo popolo, fratelli, con queste dure parole. Guardate cosa dice Osea 5, verso 4. Alleluia. Le loro azioni non permettono loro di tornare al loro Dio. Guardate, le loro azioni non permettono loro di tornare al loro Dio. Perché lo spirito di prostituzione, guardate, è in mezzo a loro e non conoscono l'Eterno. Efraim, Israele, si era fatto influenzare da uno spirito di prostituzione che li trascinava verso il peccato, e loro non riuscivano a tornare a Dio. Loro non riuscivano a fare la volontà di Dio perché avevano aperto le porte, allo spirito della prostituzione, allo spirito del mondo, allo spirito del diavolo, e si erano fatti trascinare lontano da Dio. Allora Dio aveva mandato, alleluia, il profeta Osea per esortare il popolo a tornare a Dio. E oggi quanti cristiani devono tornare a Dio, devono tornare al primo amore, devono tornare alla fede autentica, devono tornare alla santità, devono tornare alla preghiera, devono tornare al digiuno, devono tornare, alleluia, al primo amore con Cristo, perché lo spirito del mondo li sta influenzando con tante cose, con la televisione, con i piaceri, con le feste, con le spiagge, con i bar, con il calcio, con la musica, con i balli, con tante cose perverse che allontanano da Dio. Fratelli, rimaniamo nel primo amore, alleluia, ritorna al primo amore, alleluia, ritorna al tuo Dio e il Signore ti libererà, alleluia, da quello spirito del mondo, da quello spirito dell'inganno, da quello spirito della prostituzione, perché Gesù Cristo è lo sposo fedele, è lui che è lo sposo, lui è geloso, alleluia, della sua chiesa. Il tuo Dio è un Dio geloso, o Israele, alleluia, o chiesa di Cristo, o anima che mi ascolti, il tuo Dio è geloso. Tu non puoi dire io amo Dio e poi col tuo cuore ami il mondo. Tu che sei una donna, ami Dio e poi col tuo cuore ami le cose del mondo, ami la vanità, ami le cose di questa terra, ami le cose del mondo. Tu non puoi dire io amo Dio e poi il tuo cuore ama il mondo. Il tuo Dio è un Dio geloso. Ricordatelo, Israele, ricordatelo, chiesa, ricordatelo, pastore, ricordatelo, fratello, ricordatelo, sorella. Allora ricordiamocelo, il nostro Dio è un Dio geloso. Gesù Cristo è lo sposo, lui non accetta adulteri, adultere che amano il mondo, perché chi ama il mondo sta come
commettendo adulterio, prostituzione spirituale. Perciò ritorna l'amore di Dio, ritorna la verità, ritorna la giustizia, ritorna la santificazione, ritorna la preghiera, ritorna alla via stretta, ritorna a vivere per lo Spirito. Abbandona il vecchio uomo, abbandona quei pensieri malvagi, abbandona la vanità, abbandona la sensualità, abbandona la lussuria, abbandona l'odio, l'invidia, il rancore, i cattivi pensieri. Fratelli, abbandoniamo ogni cosa che ci disturba per rimanere attaccati al Signore. Oh, alleluia, in questo momento il Signore ti richiama a una vita santa, a una vita pura, a una vita retta, a una vita consacrata. Oh, alleluia, il Signore ti richiama, oh, rabatarabashore betei, a una nuova consacrazione, Chiesa. Non commettere l'errore, oh, di Israele, non commettere l'errore, alleluia, di Efraim, che si erano fatti ingannare dallo spirito della prostituzione. Oh, alleluia, chiedi a Dio: Signore, purificami, Signore, lavami, Signore, perdonami, Signore, fammi ritornare al primo amore. Alleluia, Signore, fammi ritornare su quella via stretta, fammi ritornare a vivere nello spirito. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, del cielo qua giù, invoca il perdono di Dio. Alleluia, invoca la misericordia di Dio. Invoca il Signore che ti santifichi col suo sangue. Quello spirito mondano, quello spirito della prostituzione, il Signore ti libera. Alleluia, piega il tuo cuore davanti a Lui. Alleluia, il Signore ti libera, il Signore ti purifica, il Signore ti rialza. Alleluia, alleluia, della mia fede. Solo Cristo e niente di questo mondo. Alleluia, gloria, gloria, gloria. Aiutaci a essere fedeli a te, sottomettiti a Cristo, sottomettiti al Signore, Chiesa, sottomettiamoci a Lui. Il mio diletto è nel suo amor. Caccerà quelle catene, caccerà lo spirito immondo, alleluia, nome di Gesù Cristo, alleluia, Cristo il mio Re, Cristo, Cristo, tutta la gloria, a Cristo il mio Re. Signore, io mi sottometto a te, Signore, aiutami a vivere solo per te, diglielo, diglielo al Signore. Oh Gesù, aiutami a consacrarmi solo a te, come una sposa fedele. Alleluia, alleluia.
Signore, aiutaci a camminare nella consacrazione, nella santificazione, Signore, nell'ubbidienza, nella sottomissione. Signore, liberaci da ogni forma di male, da ogni forma di male. Liberaci dall'orgoglio, liberaci, Signore, Signore, da ogni forma di iniquità. Preservaci per te, Dio della gloria, preserva il nostro cuore per te, preserva la nostra mente per te, Signore, il nostro corpo, il tempio dello Spirito Santo. Ti prego, Padre, in questo momento santifica il nostro cuore, la nostra mente e il nostro corpo, Signore, che il nostro corpo sia santificato, uno strumento per te, solo per te, Signore della gloria, e non per il mondo, non per il piacere, non per la vanità, per la sensualità, Signore, o per l'alcol o per i vizi, ma che il nostro corpo, alleluia, sia dedicato solo per te, Gesù. Alleluia, Signore, caccia via ogni male, alleluia, ogni contaminazione del diavolo, ogni influenza del mondo, Signore, allontana ogni desiderio disordinato della carne, facci rimanere nello spirito, Padre. Signore, che il sangue di Gesù Cristo purifichi ogni cuore in questo momento, che la tua parola faccia effetto nei cuori, Signore, di coloro che ascoltano, Signore, che i cuori che ascoltano riconoscano che questa parola viene da te, Signore, che ogni cuore si umili davanti a te, Dio della gloria, togli ogni male nel nome di Gesù Cristo, alleluia, caccia via ogni male, via nel nome di Gesù. Alleluia, rea chi massaia, el kamata, oh Shei Turia, alleluia, Yeshua, Signore, proteggici con la tua presenza, facci rimanere tutto il tempo, giorno e notte, alleluia, in comunione con te, perché solo tu, Signore, sei la nostra gioia, la nostra, alleluia, pace e il vero amore. Noi amiamo te, Signore, vogliamo amare solo te e stare sempre più lontano dalle cose del mondo, dagli inganni del mondo, dai falsi piaceri. Vogliamo rimanere con te, Gesù, alleluia, che sei la via, la verità e la vita. Signore, ti amo, ti adoro e ti glorifico. Continua a benedire ogni fratello, ogni sorella, ogni anima che ha ascoltato e coloro che ascolteranno, per la gloria del tuo nome, facci essere quella chiesa fedele, quella sposa fedele, oh, quel popolo consacrato interamente a te, Padre, per il ritorno di Gesù Cristo, il tuo amato figlio, che è benedetto in eterno. Amen, a Dio tutta la gloria, amen. Rimaniamo nello spirito, fratelli, per la gloria del Signore, benedetto in eterno.